tanti ritornelli. Buongiorno, buonasera, buongiorno, amici, e siamo al giovedì. Giovedì. Noi fisicamente siamo da un'altra parte, sì. Però come vedete siamo qua con voi. Siamo qui, ritornelli, con voi, come niente, normale. Abbiamo normale. Il dono dell'ubiquità normale, in questi giorni. Normale, sì. Normale. Quindi, allora io, vuoi sapere il menù di oggi? Ma certo. Perché lo chiamiamo menù? Chiamiamolo la scaletta. Io l'ho chiamato menù, perché insomma, le scalette le fanno tutti. Chiamiamolo, che ne so. Cosa c'è oggi o cosa ci propone oggi Luciano? Vabbè, il menù del giorno, dai. Menù del giorno. Allora, d'altra parte, no, perché quando si parla di ristorante, mangiare qualcosa con la Paola, è sempre un discorso molto, come dire, benevolo, no? Perché mi piace molto sentir parlare di... Vabbè, dai. Senti, oggi parto io al volo con una canzone straordinaria, secondo me. Poi Paolo Bertoli che va a Venezia, Joe Boss dedica i Rodigini e Enrico Faggioni, intervista. Vabbè. Intervista, a sorpresa. Cristiano Savino, musica mia. Bello il titolo. È una novità, è la prima volta che la passiamo. Cristiano Chesi con la sua isola e Diego Zamboni, Desiderandoti, anche questa è una novità. Quindi oggi una puntata un giovedì piena di ricco, novità. Ricco. Partiamo invece con questo remix. Devo dire che io cantai e registrai questa canzone e partecipò anche al Microfono d'Oro con grande successo. Poi ci fu un straordinario DJ che volle fare un remix molto molto speciale ed è diventata veramente una baciata disco straordinaria che noi eseguiamo praticamente tutte le sere tante orchestre la eseguono in tutta Italia. Si tratta di Tanti modi per amarti, remix. Per la vita che m'hai dato, per la gioia ogni giorno, la fortuna di incontrare
È bellissimo questo video, se non sbaglio molto è stata bello. Forse l'anno scorso è stata una volta anche Regina. Canzone certo, Regina. Certo, bell'arrangiamento. Notte a Venezia, il nostro amico super Paolo Bertoli che ci fa ascoltare appunto Notte a Venezia. Jukebox Daddy, che io preparo il ditino. Chi ha scritto? Chi ditino ci ha scritto? Che deve essere delicato su quel jukebox, sì, che insomma. Sì. WhatsApp da Canelli. Canelli. Sarebbe la mia città piemontese. Certo, a casa tua, Canelli. Mauro che ci scrive per Rachele. Dedico questa canzone alla mia amica Rachele, che ama particolarmente questo video. Complimenti a chi ha scritto la canzone, complimenti anche a voi. Grazie, Mauro. Fra parentesi, vi seguiamo su DTV. DTV. I Rodigini, Dove c'è amore, un brano molto bello, poi i Rodigini alla sono grande, bravissimi molto bello, davvero, nei vocali, sì, con sì, la loro brava loro, la loro specialità. Beh, salutiamo i Rodigini, Dove c'è amore, jukebox. E allora vai con jukebox. A piangere, io sarò lì dove c'è amore, con tutto il bene che fa, con tutto il male. Io sarò lì oltre le stelle, sai, non si lascia mai, è come melodia che scalpita. E non c'è taglio al cuore più forte di un addio, di
io sarò lì dove c'è amore, con tutto il bene che fa, con tutto il male. Io sarò lì, oltre le stelle, sai, non si muore dove c'è amore. Grazie Rodigini per questa bella canzone. Grazie, quindi ringraziamo Francesco. La Monica e ovviamente sempre anche Francesco e tutto e il resto della banda e Simone che sono veramente i nostri carissimi amici da sempre e sono bravissimi. Adesso andiamo con conosciamoli meglio, indaghiamo un po' di più con i nostri artisti. Super artisti. Tienilo per te, non dirlo a nessuno, è un segreto che rimane tra noi. A me piace Mr. Nelly, però anche il blues. Buongiorno, buonasera Enrico Faggioni, che mi va di blues oggi. Oggi blues. Mi va col blues. Vecchio amore. Grande chitarrista Enrico Faggioni, tutti lo sanno ormai. Quindi il tuo primo grande amore è stato il blues. Jazz, blues, perché ci ho avuto un maestro a Livorno, guarda, che ricordo Tony, il famoso Tony Mazzone, che era un grande chitarrista swing jazz. E all'inizio mi ha davvero insegnato questa maniera di suonare, che poi insomma... Una cosa è la tecnica, una cosa poi invece è l'interpretazione, la cosa difficile è quella. E tu ti ispiravi allora? Che modelli avevi a livello di chitarristi? I chitarristi jazz di quel tempo erano Jim Moll, Barney Kessel, che sono un po' nella nicchia, insomma, ecco. Per gli estimatori. Sì. Sì. Poi, per esempio, un amico Tocchigno, quando arriva nella tua vita, il nostro caro Tocchigno. A metà, verso 40-50 anni c'è stata questa parentesi. Della bossa nova, sì. Ho conosciuto anche lì un maestro fiorentino che suona la bossa nova in maniera stupenda, si chiama Pino Arborea, che saluto. Salutiamo Pino. E invece, nel panorama attuale, qual è il comico che andresti a vedere, quello che proprio ti piace tanto? Allora, quello che mi piace di più, che purtroppo non si può più vedere, è Riccardo Marasco, perché anche lui, quanta storia, chitarrista, certo. Chitarra e voce stupenda, e Marasco. Ti ha lasciato tantissimo repertorio, quindi insomma una ricca eredità. Io tutti i giorni ascolto qualcosa o addirittura guardo i suoi film. Viva YouTube, in questo senso che ci aiuta, no? a poterci rivedere. A poter rivedere. Proprio ascolto e guardo anche come si muove la bocca con... Invece dei contemporanei? Dei contemporanei ce ne sono tanti, di comici bravi, tipo Alberto Farina, che è anche autore. E poi con la chitarra fortunatamente, anche se ci sono insomma, però è una forma un po', diciamo, anche lì di nicchia, no? Che però piace. Cioè il comico chitarrista, infatti non ce ne sono tantissimi. Sì, no, c'è. Tu quando Dado, vedi i colleghi, sì. Carpisci qualcosa? Sì, anche perché non si tratta proprio di rubare, no, si tratta prendere di prendere spunto da e poi lo interpreti in maniera personale. Che probabilmente lo fanno anche con te, quindi con noi qui al ritornello, sai, sfruttano un pochino, no, le idee dell'angolo della canzoncina del Faggioni che rende tutti
più buoni, più anche buoni. Anche il Nelly è là? Belloni, è la Belloni, è la Belloni. Dunque, lo spettacolo ideale di Enrico Faggioni. I tuoi fans cosa ti chiedono nelle serate? Questo sta proprio nell'abilità, si fa per dire, insomma, di chi fa lo spettacolo, capire cosa. E quindi soddisfare poi le esigenze. Però, allora, diciamo così, che barzellettieri ce ne sono tanti, per cui, vabbè. Cabarettisti ce ne sono tanti, hai ragione. Invece, hai ragione. Ripeto, si ritorna sempre alla funzione del cantastorie con la chitarra, che è poco sfruttata, fortunatamente, insomma, noi ce l'abbiamo, è lui, sì, Enrico, sì, Faggioni, sì, perché se Faggioni va lì e un fa i sonnellini, io me ne voglio andare verso Livorno dove le belle bimbe me la danno, ecco, prima la buonasera e poi il buongiorno, ecco, si è ripreso Enrico Faggioni, sì, che sì, reputava una bravissima, sì, persona, sì, me ne vado, sì, ciao. E adesso un'altra bella novità, Cristiano Savino che ci fa ascoltare Musica Mia. Felicissimi di ascoltare questo grande artista qui al ritornello. Cristiano Savino, Musica Mia. E allora musica più forte, fammi sognare, fammi sentire, suona il pianoforte, muovi le dita, stelle di note. Musica più forte, tienimi il tempo, recito forte, come un pianoforte, volo nell'universo di note. Nostalgia e fantasia, oh, musica mia. Penso di te, tutto di te, e non è mai finita. Amo con te, dormo con te, e non ti lascerò mai. Mi fai emozionare quando ti tocco e tu non smetti di sognare insieme a me. E allora musica più forte, fammi sognare, fammi sentire, suona il pianoforte, muovi le dita, stelle di note, musica più forte, tienimi il tempo, recito forte. Volo nell'universo di note, nostalgia e fantasia, oh, musica mia, e volo via, oh, musica mia, e fantasia, oh, musica mia. Ci spostiamo in un'isola che io non so dove sia quest'isola. Comunque quel che so è che Cristiano mi ha detto quel che so è che piena non è in Honduras. Quel che so è che non è in Honduras. Vabbè, non abbiamo. Quindi... Non è in Honduras. No, no, è in Honduras, Honduras. In Honduras nemmeno lui, perché se va avanti così peserà 25 kg. Comunque ecco, vabbè, andiamo a vedere Cristiano Chesi con l'isola dei Pidocchiosi. E se potessi me ne andrei tanto lontano da scordare tutto e tutti in un'isola deserta. Ma ci fosse un frutto su quest'albero, non c'è un frutto, io non lo so, ragazzi. Quest'isola dei Pidocchiosi. Ma o lei? Mi sono perso in tangenziale. In tangenziale? È 8 mesi che sono qua, non la trovo più. Ma scusa, ma quale tangenziale? Tangenziale di Milano. Tangenziale di Milano? Sì. Ma... mi sa dire come si fa a arrivarci. Ah, lei è di Milano? Sì. Allora io conosco una di Milano, mi dica se la conosce. Tanto è di Milano, lei la conosce di sicuro.
una certa Paola Belloni. No, Eva la conosce, una è di Milano, è di Milano anche lei, Milano, so se lo scanto. Senti, una bionda che fa la cantante, Paola Belloni. Non la conosce. No. Ma come la conosce? È di Milano. Milano è grande. Ma che è grande? Siamo 2 milioni di abitanti. Ma 2 milioni di abitanti a Milano. Sì. Tu non la conosci. No. Paola Belloni è una ragazza bella, bella da morire, guardi. Non la conosci. Belloni. Nomen. Esatto, nome. Ma che ci fa lei? Da Milano? Mi sono perso, mi sono trovato qua, 8 mesi che sono qua. Venga con me, glielo vedessi, perché là c'è una sala. Io glielo dico, qui bisogna che ti chiusi, ma là ce l'hai pidotti. Potrei pescare sulla spiaggia e poi mangiare, poi dormire, mai nessuno mi potrà svegliare, mai. Un'altra bella novità nel programma di oggi è Diego Zamboni che ci fa ascoltare Desiderandoti. E lui con la grande voce, la grande personalità e bellissima presenza, ce lo ascoltiamo tutti insieme e ci gustiamo questa bella novità. Ascoltando i passi tuoi, i tuoi tacchi hanno un suono erotico. Tu mi piaci ma non ti esponi mai, mi vorresti ma ancora non lo sai. Coi respiri tuoi io mi coprirei. Chiamarmi di notte quando non dormirò, coi capelli tuoi sai che ci farei, una maglia a pelle che non toglierei mai, coi sorrisi tuoi sai che ci farò, imbiancheremo il mondo quando dice di no. Sai che ci farei, una maglia a pelle che non toglierei mai, coi sorrisi tuoi sai che ci farò, imbiancheremo il mondo quando dice di no. Ciao a tutti, mi raccomando, domani sempre davanti alla televisione. Noi non ci siamo, fisicamente siamo un po' lontani, però l'importante è che ci guardiate in televisione. Certo, e ricordate, votate ancora la canzone Regina per il mese di febbraio, qualche giorno di votazioni è ancora permesso, quindi i CD ci sono pronti per andare. Nel senso che uno alla settimana, il più fortunato verrà ricontattato dalla nostra redazione e uno alla settimana riceverà poi un bel CD di ritornelli. Ciao amici, a domani, ciao. Quanti ritornelli